Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono T ed oggi siamo su Five Nights at Candy's 2. Data la poca richiesta di questo gioco, sono stato costretto a giocarlo senza guardare alcun gameplay, ragazzi. Questo sarà il primo gioco che porto sul canale senza mai aver visto prima un gameplay. Quindi, iniziamo. Non so neanche come si gioca, abbiate pazienza perché io... Ehi! Io impiego molto tempo per... Are you there? Sei là? Ovvio che sono qua. Lol, you lost the bet. Hai perso la scommessa. Sai che cosa significa? Sì, che devo andare a lavorare 5 notti da Candy's. Dopo che il ristorante è chiuso. You have to spend 5 nights in the old factory again. Sapevo! Or else, will think you're a chicken. Scared? Are you scared? Diciamo, un po'. El Mao. Vabbè, ragazzi miei, first night, siamo pronti. Col mio mouse Ernesto. E non so perché tengo le mani su WASD, anzi le dita più che le mani. Allora, sei surrounded by darkness. Ok, usa spazio. Ok, questo è bruttissimo. Cos'è? What? No, non siamo capiti, io stavo leggendo. Allora, click on the camera. Icons, you can call... i telefoni, ok. Will make a ringing noise, which will echo throughout the central hall. The animatronics only hear the phones if they are in the same room as the phone. Or if they are in the central hallway. Che sarebbe questo? Non so perché ho già paura la prima notte, non dovrei avere paura, sto ancora leggendo. Allora, no, basta questa roba. Ok, use the phones to lure the animatronics out of the central hall before they get to you. But be careful, if they reach the room with the ringing phone, they will try to disable the phone. Cos'è sta roba? Candy? Sapevo! Se non c'era il rumore piangevo. Allora, continuiamo. Ok, ok, non è ok invece. Ciao Cindy. Da molto tempo che non ti si vede in giro, eh. E gli altri? Ciao Cindy. Ah, cos'è quello? Porca miseria, non... Via via. Hello! Ecco, mamma mia, ha funzionato. Non distruggere i miei telefoni! Sono miei! Dove sei? No. Maledetta Cindy. No! Ah, sei già qua! Vai via! Vai via! Ah. Comunque è bello il gioco. Uguale a Five Nights at Freddy's 2. 3, 2 e 3 insieme, diciamo, perché... 2 per colpa dei Withered animatronici, 3 per le meccaniche di gioco. Ma comunque ho fatto piuttosto bene, devo dire. Hello! Ok. Aia, non so perché ho preso... Wow. Quello era piuttosto strano. Dimmi che non arriva nessun altro oggi. Grazie. Ma perché parte con Cindy e non con Candy? Che avrebbe molto più senso partire con Candy, visto che è la mascotte del maledetto gioco. Vabbè. What? Sta arrivando qualcun altro. Chi è? Sono appena le due, non riesco a concepire questa... What? Ok, non sta arrivando nessun altro. Shut up me stesso del passato. Non puoi già muoverti. Ok. Ok. Quindi il mio unico modo per sopravvivere è usare il telefono e usare questi flash
Spasmici. Va bene. Speriamo che il mio telefono abbia piuttosto molta memoria, se no potrei terminare i... Ecco. Ah, non so perché mi sono spaventato, ma vabbè. Ecco qua. Se vi ricordate della notte 7 dell'altro Five Nights at Candy's, adoravo il peluche di Candy. Quindi è il mio migliore amico. Ok, sì. Devo prendere un po' la mano con le telecamere in sto gioco. Calmiamoci. Soprattutto io. Perché voi penso che siate più calmi di me al momento. Già. Ah, sapevo che eri là. Ah. Wow. Con quale cattiveria ha distrutto il telefono, però. Ti devi un po' calmare, Cindy. Ecco qua. Adesso penso che abbia attirato Cindy fin qua a casa mia con sto casino che ho fatto. Vabbè. Allora. No, ho sbagliato. Ok, sono morto, non è vero? No. Sei qua? No, non sei qua ancora. Ok, adesso sei qua. Vai, dall'altra parte del ristorante. Eccolo là. Ah. Ok, sembra che la camera 13 sia la strategia corretta. Candy. Bellissimo. Sapevo. Ah. Abbiate pazienza, ragazzi miei. Ciao. Gli manca anche una guancia. Ma perché ti devi spostare appena ti analizzo? Mamma mia. Ah. Eccolo. Gli manca una guancia. Però, mamma mia, ti devi calmare un po'. Gli manca un occhio, una guancia, una parte del braccio. E una gamba. Ecco. Quante telefonate che ricevi ogni notte, Cindy? Un po' inquietante, non trovi? Ok. Io ho paura che gli altri arrivino non dal centro, ma da altre parti. Quindi sarà difficile per me vederli nel corridoio. Io so che è così, perché se no sto gioco non sarebbe complesso e l'avrebbero tutti già finito senza morire neanche una volta. Ma visto che non è così, io piangerò. Eccolo là. Che paura ho preso nel profondo della mia anima proprio. Sono le 6 comunque, ragazzi. Non vi preoccupate. Sono abituato alla telecamera là. Cos'è? Stavo cercando il cavo delle cuffie. Ma perché? Sono il... Vabbè. Sono questo maledetto tizio che odio a morte. Ok. Perché Candy e Cindy sì e Chester no? Hanno fatto la seconda versione sia di Candy che di Cindy, ma non di Chester. Beh, come vi dissi, Chester è quello che per me doveva morire prima di tutti. Per cui, in effetti. Ma questo è un labirinto, non è un ristorante? Ah, mi perderò qua. Ok, almeno là è bloccato. Andiamo giù. Andiamo giù. Andiamo destra. Quello era il puppet e l'ho visto, ragazzi miei, mi dispiace. 1989. Questo è l'ufficio di Candy's 1 o del 2? Ah, penso che sia dell'1, solo per questo cartello. Quindi... Anche qua è un gioco precedente al primo. È un prequel di Five Nights at Candy's 1, penso. Sono alquanto sicuro che questo sia Blank. Ciao Blank. Ciao.
No, secondo me questo è un prequel comunque. Dov'è il Chester Cove? Che brutto, suona malissimo proprio. Ok, quello è lo show stage, evidentemente. Non so che cosa devo fare. Aspettate un attimo perché io lo scoprirò prima o poi. Se andiamo giù e arriviamo qua. Beh, non si può andare. Fuck off, mate. Allora, andiamo qua. Ok, qua non dobbiamo più andare perché già ci sono stato. Andiamo qua. Ma sono sempre qua. Vediamo cosa ha da dirci questo cartello. Niente. Sono sempre qua. Allora, andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Quello è Candy. E beh, fin qua ci siamo. Qua non si può andare. Ah, ma ho la chiave per la stanza col lucchetto. Adesso ci sono arrivato, mamma mia. Adesso ci andremo. Con un po' di pazienza. Ok, via 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 via. Lucchetto time. Bello. Ok, ancora una notte e poi termina l'episodio, ragazzi miei. Perché mi devi far tornare al menu? Perché? Vabbè. Spazio e mouse, niente WASD. Bello. Ok. Se io premo X, non tornano. Non tornano i consigli, ragazzi miei. Perché sti rumori? Ciao. Ah, ma quindi parte dalla camera 15. Ah. Cos'è sto rumore? Cos'è? Chester! Che cosa devo fare io con Chester adesso? Chester, vai via. Chester, please. Chester. Chester, I will cry. Chester ha buttato giù le ventole. Che non è una cosa buona. Chester, ti prego, vai qua. Chester! Allora, 17 anni, Mary Smith, non è andata a scuola ieri, dopo che... Allegedly, bello. Dopo che, boh, ha passato tutta la notte con i suoi amici, vabbè. Dopo ha rivelato che avrebbe passato la notte, boh, nella fattoria... sì, nella fattoria adesso. Nella... Bom, abbiamo capito, nella... Fabbrica è quello che volevo dire. E che avevano mentito ai genitori. Boh. Ha perso la scommessa. Ok. Ok. A search party was it to the bomb around the factory the most rest of yesterday. Ma non fu possibile trovarla. Soul existence souls stroke teams. Bello. Allora, capiamo un attimo che cosa bisogna fare con Chester, perché io non lo so. Penso che dopo che sia entrato nelle ventole non ci sia più modo di liberarsi del suddetto. Quindi cerchiamo di ucciderlo. No, ma vabbè. Forse devo suonare il telefono nella sua stanza così da distrarlo. Può essere un'idea. E ce l'abbiamo fatta, ti prego, dimmi di sì. Entro oggi però. Fuck off.
il 6 quando? Entro oggi? Chester, dove sei? Vai via! Fatta la sera, ragazzi miei. Minigame e poi si finisce l'episodio. Allora, ah già, la roba del... Ah, siamo il pinguino inutile. Chester è morto. E quello è Old Candy. È detto l'abominevole per gli amici. Cos'è? Ah, è Chester. Pezzi di Chester più che altro. Li dobbiamo mettere qua, penso. Visto che è sparito, suppongo che sia entrato nella scatola. Ma non ve lo assicuro. Candy. Perché? Due di tre. Eccolo. Manca un ultimo pezzo di Chester. Quindi il pinguino e Chester erano tipo migliori amici. Questo è da segnarselo da qualche parte. Perché poi Chester è morto. Allora. Ah, qua sarà l'altro pezzo. Infatti. Quindi la testa, il torso, un braccio e una gamba. Bello. Olè. È dentro la scatola. Fatta la sé. Per cui, ragazzi miei, questo era tutto per il primo episodio di Five Nights at Candy's 2. La serie sarà una serie. Non vedo l'ora che venga fuori Candy perché non si sa dov'è, sta dormendo. Ma noi per adesso ci vedremo solo nel prossimo video. F9. Ci vediamo.